Allora, signori, questa sera, come detto, ci proviamo insieme Balatro, gioco che è un mix, gioco di carte e roguelike, uscito, come detto, a febbraio, l'ho recuperato, che era in sconto l'altro, lo scorso mese, su Steam, e oggi ce lo andiamo a provare, finalmente, dopo un po' di tempo, arriviamo a provarcelo. Aspettate che sistemo un attimino la gamma, che c'è quel millimetro che ci dà quel fastidio enorme qui, riusciamo a metterla un po' così. Se no ci infastidisce l'occhio. Allora, poi tra l'altro dovrebbe essere basato anche sul poker, eccetera eccetera, per quanto io non ci sappia giocare, quindi scopriremo tutto adesso. Questa clicchiamo sulla carta della A di Balatro, l'asso. Allora, iniziamo, signori, iniziamo e lo scopriamo insieme. Lo scopriamo insieme. Posizione un po' più sotto, lì ci sono delle carte. Yes, ci sono le carte. Vediamo dove mi riesco a me. Vabbè, magari mi sposto dopo. Grazie, Sir Federic. Grazie per i 21. Grazie mille. Grazie mille. Due volte sulla carta. Che succede? No, a parte che mi spacco il dito. Vabbè, intanto partiamo. Partiamo. Poi testiamo. Allora, me lo fa un tutorial? Ehi là, mi chiamo Jimbo, sono qui per insegnarti come si gioca. Perfetto. Vai, Jimbo. L'obiettivo è guadagnare fish per battere il buio nemico. Questo è un piccolo buio, devi ottenere solo 300 fish per batterlo. Ok, ottieni almeno 300 fish. Seleziona il piccolo buio per iniziare il round. Vai. Grazie Vincenzo, grazie per i 38, scusate, mi ripeto. Guadagni fish giocando mani di poker. Io non mi ricordo il poker com'è, quindi poi mi ricorderete voi. Con ogni mano di poker guadagni una quantità base di fish moltiplicata per un certo molt. Giusto? Trovi le tue mani di poker nell'area dati sessione insieme ad altri dati sulla sessione attuale. Ok. Sessione dati, mani di poker. Ah no, ce lo fa vedere qua i valori. Ok, ok. Perfetto. Perché non mi ricordavo magari alcune cose. Vabbè, la coppia, doppia coppia, tris, poi c'è la scala dal... Vabbè, scala anche randomica. Colore dello stesso seme, full... 3 più 2, ok. Poker 4, scala reale, vabbè. Scala reale, sono cazzi dello stesso seme. E... mani di poker. Ok, ho cliccato. Va bene. Aspetta. Anche con le carte guadagni fish. Passaci sopra il cursore. Re di picche più 10 fish. Regina di cuori. Ok, ok. Penso che quelle che vincono poi ci dai così. Grazie di Alecaster, grazie per i 36 e buon anno. Grazie mille per i 3 anni. Grazie per questa terza candelina, TL Caster. Ora seleziona fino a 5 carte da giocare e premi gioca mano. Allora, 5 carte da giocare in questo caso, come detto, sono totalmente ignorante in materia, ma per non saper leggere e scrivere mi terrei queste. Oddio, questo è un do, questa un do 3 4 5, sì. Posso? Fatemi fare i miei errori, lo so che magari chi gioca a poker dirà guarda sto rincoglionito, però abbiate pazienza, devo... Ma che l'ho scartate quelle? Ma non erano quelle che stavo a giocare io? Puoi anche scartare fino a 5 carte, seleziona per provare a creare mani più forti, provaci. Ma quelle che ho selezionato le ho scartate allora? Ma scusa, mi ha detto seleziona 5 carte per giocare. Io ho selezionato quelle per giocare, mica quelle che mi devi levare. Ah, le ho giocate? Non ho capito un cazzo. Per provare a creare mani più forti, provaci. Sì, ma mi fai capire quelle che sto selezionando e quelle che sto scartando? Perché per dire, io qua potrei anche tenermi 7, 6, 5, il 3. Fino a 5 carte. Vabbè, qua penso che dobbiamo provare. Quindi 5 carte. Queste le sto a scartare. Ah no, è vero, avevo fatto gioca a mano però, che cazzo. Le devo scegliere per forza 5. Ok.
Attenzione, a disposizione un numero limitato di mani e scarti per round. Che dove me li fai vedere? Mani e scarti, ok, qua. Guadagna 300 fish prima di rimanere senza mani per vincere il round. Buona fortuna. Ok, ok. Quindi io adesso... Ma io posso giocare... Devo giocare per forza 5... Come funziona? Nel senso... Se me gioco solo ste tre... Ok. Mo per dire mi gioco... queste qua, doppia coppia, 20x2. E poi ci aggiunge il valore delle fish. Ok, le 300 fish le abbiamo ottenute e va bene. Come detto, non vi mettete le mani nei capelli voi che sapete giocare a poker, abbiate pazienza. È la prima volta che... Grazie Flavio, grazie per i 12, buon anno Flavio, buon anno, grazie mille. Abbiamo incassato 4 dollari? Ammazza, che è sta poveraggine? Vabbè. Allora, ottimo lavoro, ora che hai le mani piene di soldi... Abbiamo 8 dollari, non credo di essere così ricco, però va bene. Puoi comprare delle nuove carte dal negozio. Va bene. Compra questo bel diavoletto. Ah, vabbè, 2 dollari. Più 4 molt. Allora, scusate, molt che cosa... Cioè, è una cosa che ci deve spiegare o è un termine del poker? Scusate l'ignoranza. Molt è moltiplicatore, no? Cioè, la cosa che mi viene in mente a me è che è un valore di gioco che indica, ad esempio, quegli altri che avevano più fish, questo qua c'ha più 4 che è il moltiplicatore. Lo scopriremo, però. Non si sa mai. Questo è uno dei 150 jolly che puoi aggiungere alla tua sessione. Ogni jolly fa qualcosa di diverso, ok. Questo aggiunge più 4 molt a ogni mano che giochi. Però scrivetelo lungo, molt, vabbè, moltiplicatore. Scrivi più 4 moltiplicatore. È più comodo. Scegli bene, puoi avere solo 5 jolly con te alla volta. Ora compra l'altra carta dal negozio. Potenzia 2 carte selezionate a carta molt, moltiplicatore, ok. Non scoperto. Compra. Vabbè, no, per noi devo comprare, quindi. Ok, ok, perfetto. Questo tarocco è una carta consumabile. Potenzierà le tue carte. Non perderlo. Quindi consumabile una volta usato. Ce lo siamo fottuti, giusto? Puoi avere fino a 2 carte consumabili con te alla volta. Va bene. Se risparmi abbastanza puoi comprare un buono. I buoni migliorano passivamente la sessione. No, c'ho 3 dollari, mi spiace, ma sono povero. Guadagni permanentemente più una fish. Più una mano per round. Ah no, più una mano per round, ok, ok. Eh no, non me la posso comprare. I buoni vengono riassortiti dopo che sconfiggi il buio boss. Attenzione. E dai un'occhiata a entrambe le buste di espansione in ciascun negozio. Sono piene di carte utili. Sì, ma costano più di quello che ho. Scegli una tra massimo 2 jolly. Standard pack. Guarda che figata però io e le bustine di carte. Ok. Vabbè, non ho soldi comunque. Passiamo al prossimo round. Vai. Allora, seleziona il grande buio. Se selezioni il grande buio guadagnerai dei soldi. Va bene. Oppure scegli di saltarlo per ricevere un patto. Ogni patto ha un effetto unico. Ok. Ma tieni d'occhio il buio boss. Ha un'abilità che dovrai tenere in considerazione. Ci scarta 2 carte? Ok. Se lo batti, l'ante aumenta e tutti i bui diventano più difficili. Batti l'ante 8 per vincere. Ora scegli la tua strada.
Domani, domani Formula 1. Come sempre, giovedì e venerdì e domenica. No, il buio, vabbè, lo voglio fare. Almeno facciamo un po' di pratica. Che cazzo ne so. Allora, quando ottieni più carte, ricorda che puoi riordinarle. I jolly si attivano da sinistra a destra. In che senso si attivano? E assicurati di usare i consumabili. Vabbè, se me lo voglio tenere, consumabile. Seleziona fino a 2 carte nella tua mano e premi usa sul tarocco per potenziarle. Ah no, vabbè. Potenzia 2 carte selezionate a carta molt. Quindi in teoria questo qua ci dà più 4 molt ad una carta, giusto? A 2 carte in realtà. Di conseguenza mi converrebbe potenziare non carte che già ci danno tante fish, se no ce le giochiamo solo con il moltiplicatore. Conviene magari uno, un jack sì, ma l'altro no, così facciamo 10 e ci mettiamo il per 4 quando facciamo la coppia, no? Perché se faccio tutti questi qua magari poi conviene usarle, secondo me, una su una carta che hai doppia, tra virgolette. Potremmo fare un moltiplicatore sul 3, un moltiplicatore su questo e poi giochiamo doppia coppia. No? Proviamo. Farei così, una e due. Ok, queste adesso. Ah no, però le fish rimangono. Le fish rimangono. No, ok. Vabbè, in questo caso va bene perché comunque usavamo doppia coppia. Però no, non sapevo se rimanesse anche il valore delle fish. Pensavo che me la trasformasse da valore delle fish a moltiplicatore. Invece fa entrambe le cose. Allora va bene. Vabbè, comunque andiamo con doppia coppia. A sto punto facciamo così. Giusto? Moltiplicatore. Moltiplicatore. A posto. Una mano e già abbiamo fatto 644. Ok, ok, a posto. E in cassa. Va bene. Guadagniamo veramente una merda, però. Converte fino a 3 carte selezionate in cuori. Questo me lo compro. Sì. Aumenta di livello. Doppia coppia più 1 molt e 20 fish. Quindi se faccio doppia coppia, ma la devo attivare sulle carte? Vabbè, compriamola, poi ci pensiamo. Ah, compra e usa. E se non mi capita la doppia coppia alla prossima, mi attacca al cazzo o rimane sempre attiva? Livello 1, aumenta... Ah, cioè aumenta livello, ma rimane attiva sempre o solo al prossimo... I pianeti aumentano i valori per tutta la partita. Ah, ok, ok. Allora compra e usa, dai. E adesso siamo con il boss, in teoria. Eh sì, per quello l'ho presa questa qua. In modo tale che se abbiamo 2 cuori ne mettiamo 3 e abbiamo svoltato. Vediamo, round 1. Questa è tosta, mi sa. Allora, cuori se può fa. Se può fa. E... No, stavo pensando, ci manca il 10. Se no potevamo già fare una cosa bella cazzuta. Ah, questa me l'ha lasciata così, la carta? È perché è la stessa partita, giustamente. Cioè, la stessa partita, non siamo ancora morti, tra virgolette. O colore o scala che riesce a fare più facilmente. Beh, in questo caso riusciamo a fare, avendo 3 cuori, qua me ne... qua è anche eccessivo in realtà. Però a sto punto ci stiamo. Facciamo
Dovremmo fare però questo, questo e qua. Un cuore ce l'abbiamo. Allora facciamo uno. Vabbè, tanto comunque tre me ne cambia. A sto punto tanto vale che cambio quelle che valgono di più. Uno, due e tre. Me le converti in cuori. E io adesso ti faccio 1, 2, 3, 4, 5. E siamo a colore. 2, 3, 4, 5. A posto, è bastata una mano, signori. Abbiamo shottato, signori, attenzione. Eh sì, avevamo più cuori, però là il valore era di più, quindi abbiamo fatto prima, nel senso. Prima lo battiamo meglio, scartare però sì, quando è utile, nel senso, no? Allora, questo Jolly guadagna per 0 molt per ogni carta venduta. Si ripristina quando sconfiggi il buio boss. Attualmente per 1 molt. Beh, qualche carta la potrei... Ah no, però io posso vendere solo quelle che ho qua sopra. Questo Jolly ottiene più 1 molt per ogni mano consecutiva giocata senza una figura da punti. Guadagna permanentemente più uno scarto in ogni round. Scegli uno tra un massimo di 3 carte da gioco da aggiungere al mazzo. Signori, proviamo a spacchettare qualcosa. Sì, effettivamente gli scarti li possiamo pure usare. Scegli uno tra carte da 3 gioco. Vabbè, sono uguali, no? Vediamo come funziona pure questo. Ok, devo scegliere una carta. Questa qua, 6 fish, 3 dollari se hai in mano questa carta alla fine del round. Quindi se non nella uso, nella scarto. Asso di picche, 11 fish, 30 fish in più. Cazzo. L'asso di picche mi sa che è meglio dorata o questa carta bonus. Questa non va un cazzo, ok. Io andrei con l'asso di picche che ci dà una madonna di fish. Più 11 fish, più 30 fish in più. Perché l'asso ti dà 11 fish. Questo oltre alle 11 fish te ne dà altre 30, cazzo. 30 è tanto. Io vado con l'asso, signori. E... una consecutiva giocata senza una figura da punti. Lo so, però... oh, possiamo pure comprare un altro pacchetto. Vediamo, sti cazzi. Tanto i soldi che ci dobbiamo fare li dobbiamo portare nella tomba. Tanto è un roguelike, quindi penso che si arriva a un certo... mamma mia, attenzione. Allora, questa qua... riattiva questa carta una volta. Sigillo rosso. Riattiva questa carta una volta. Che significa riattiva? Minchia. Allora, aspetta. Questa è carta bonus e foil, che sarebbe ancora più rara. Grazie, Vitatat. Grazie per i 44. Giusto? Cioè della serie, questa qua sa, giochiamo c'è da 9 fish, più 30 fish, più 50 fish, cioè sta carta c'è da 89 fish. Ah, aspetta però. Re di fiori 10 fish per 2 molt. Non te l'ha detto, ma ti dà un dollaro di interessi per ogni 5 dollari che hai a fine round. Ah! Quindi se c'avevo 5 dollari, poi ce n'avevo 6 alla fine. Vabbè, ormai siamo a 4. Vabbè. No, questa qua, ok. Però carta di vetro, questa è
Beh, è facile che si rompe. Una probabilità su 4 di distruggere la carta. 10 per 2, 20. Io vado con questo. Vado con questo. Va bene, basta. Prossimo round, quindi partiamo qua per andare poi al prossimo boss. Ma noi una cosa vi chiedo per chi ha giocato il titolo. Se perdiamo e ripartiamo, il mazzo ce lo fanno. Il mazzo riparte da capo o tipo ste carte che sto comprando valgono solo per questo, per questa partita fino a quando non moriamo? Grazie Marcus, grazie per i 16, grazie mille. Si resetta, ok, quindi il mazzo riparte sempre da zero, ok, ok, ok. Beh, altrimenti giustamente che roguelike sarebbe. Però nei roguelike c'è sempre una cosa. Nei roguelike di solito perdi determinate cose, che possono essere armi o qualche bonus, ma alcune restano. In questo caso che cos'è che resta dopo la partita se perdiamo il mazzo? Solo i jolly che sblocchi restano. Ok, perfetto, Massimo. Ok. Era quello che volevo sapere. Perché i roguelike in sostanza è quello. Quando muori perdi quasi tutto, ma alcune cose rimangono nella vita successiva. È la cosa particolare appunto dei roguelike. Va bene, va bene. Allora, piccolo buio, dobbiamo fare 800 fiscione. Vai. Allora, abbiamo sempre 4 scarti. Qua abbiamo un tris. Andrei a sapete, io non è che non gioco a carte, ma quando c'è gioco sono abbastanza sfortunato. Io sono sicuro che se tolgo queste adesso mi uscirà un 5 un 6, che potevo fare 3 più 2. Però facciamo così e scarto, vediamo. No, ci è andata meglio, diciamo. Però comunque posso fare solo queste. Potrei scartare ancora, ma se faccio così comunque gioco queste, cioè poi c'ho comunque altre 3 mani, quindi vediamo. Beh, comunque non è poco. Ah, ordina mano, ordina valore, ordina seme, ordina per... qua signori, qua possiamo... qua abbiamo fatto 3 più 2. Potremmo anche fare una cosa. Vabbè, ma 3 più 2 è inutile. Tanto comunque che altro vuoi fare? A meno che non fai poker. Però secondo me ci conviene più questo, perché abbiamo sta carta che ci dà una madonna di punti. Guarda, lascia perdere, non scartiamo neanche. Cioè, penso che possa già bastare così. A posto, ok. Grazie Nordico, grazie per i 36, buon anniversario, grazie per questi 3 anni. Grazie Nordico, grazie mille, grazie per i 36. Ricordi che ricevi soldi anche per le mani che non hai utilizzato. In che senso? Cioè, meno mani faccio, più soldi mi danno, diciamo. Allora, questo è un altro jolly. Ma poi io questi jolly li posso anche togliere? Ah, ok, quindi... cioè, posso avere 5 jolly, quindi l'importante è all'inizio accumulare più jolly possibili, no? Più 12 volte se la mano giocata include una scala. Vabbè, comunque... Joker non scoperto. Più 5 carte della mano si riducono di uno in ogni round. Ah, ok. Ogni mano che lasciamo ci dà un dollaro in più. Ok. Con determinati jolly ne puoi avere più di 5. Ok, però tipo in questo caso ci converrebbe prendere uno dei due però. Allora, questo più 12 moltiplicatore se la tua mano include una scala. La scala non è facile da fare, direi. Che sia scala reale o scala normale non è facilissimo. Però questa non l'ho capita. Più 5 carte della mano
si riducono di uno in ogni round. Cioè io ogni mano c'ho le mie carte più 5. Cioè c'ho tipo... quante carte ci dava prima? 5, 6, 7 o 8? Adesso tipo ce n'ho 13. Otto carte, la prossima ne avrai 13, la mano dopo 12. Ah, ok, allora... eh no, vabbè, questo... mi conviene questo, signori. Scusa, eh. Ci dà una scelta molto più ampia. Abbiate pazienza, o no? Poi abbiamo una manicata di carte. Qua abbiamo doppia coppia. Potremmo anche andare a fare un 3 più 2. E qua ci dobbiamo calcolare un attimo di cose. Allora, doppia coppia di base fa 40 per 3. No, due coppie di carte con valori diversi. Giocate, ok. Mi conviene comunque il full. Il full comunque in generale, perché noi dobbiamo vedere pure queste qua, cioè della serie il full mi conviene farlo comunque. No, in realtà il cazzo ne abbiamo di più di full, perché potevamo fare 3 e 2 e 3 e 2. Perché mi volevo fare un attimo i conti per capire un attimino se conveniva fare doppia coppia, perché questo ci dà 10 fish, 10 e 10, o se conviene fare il full che è 4, 4, 4 più 10, 10. Cioè non so se i moltiplicatori, però se il full apparentemente ha un moltiplicatore comunque più alto per 4, anche se quello ci dà meno fish, però colore 35 per 4, però in quel caso converrebbe comunque il full. Colore cuori 1, 2, 3, 4, 5. Beh, oddio, però, ecco, forse colore è meglio ancora. Sì, l'8 e 5 li possiamo scartare, effettivamente. Vediamo, magari c'è da un'altra carta che ci spacca i culi. Allora, io andrei di cuori, signori. Vado di cuori. Che mo ci abbiamo pure l'8. Qui il moltiplicatore di quello. Ok, va bene. Ci abbiamo il 9 che spacca i culi. Che però non conviene anche... ma secondo me mo possiamo fare direttamente 3 full, come cazzo si chiamava, 3 più 2, mi faccio il 3 più 2 che non so i termini. Grazie Pico Bomber, grazie per i 9 mesi, bonsoir. 2, 3... dovrebbe già bastare. Ok. Va bene. Due mani rimaste, sì, ci dà un dollaro ciascuno. Va bene. Allora c'è... non scoperto, ma con questo jolly ottiene più 3 molte quando salti una busta di espansione. Cinque tarocchi. Scegli due tra un massimo di 4 carte spettrali. Ah, oddio. Più 2 fish per ogni carta rimasta nel mazzo. Oddio, aspetta. Questo in realtà a noi in teoria non ci conviene, perché avendo il...
ditemi se sbaglio, avendo il jolly che mi fa pescare più carte, quindi noi sul tavolo ne abbiamo 13 all'inizio, questa qua ci conviene meno, perché le carte che avremmo noi nel mazzo sono meno rispetto a non avere questo. Cioè, se non ce l'avevamo, magari con questo buttavamo via meno carte, giusto? Penso rimaste nel mazzo mentre stai giocando, quindi mo nel mazzo ce n'abbiamo, che cazzo ne so, 54, meno le 13 che giochi, ne rimangono non tantissime. Quindi forse questo non conviene. Sì, non... adesso ce ne dà 108, sì, perché sono 54 per 2. Però nel senso, noi non ce le dà di base, ce le dà quando andiamo a giocare. Quindi quando andiamo a giocare, noi già la prima mano da quel 54 ci togliamo 13, quindi comunque arriviamo a 41. 41 quindi ci darebbe 82 fish in più. Non so tante, secondo me, 82 fish, calcolando che mo ne dobbiamo fare 1800, 1600 per i boss, no? Non lo so. E questo qua perché può dare carte fighe? L'arcana, boh, non lo so. Il cambio, ah, ti fa pagare il cambio. Busta arcana ti danno una mano. Vabbè, proviamo. Tanto sta, cioè, nella della serie. Proviamo. Vediamo che c'è, esce. Allora, busta arcana. Ah, ti va a cambiare le carte del mazzo, cioè della serie. Raddoppia i soldi. Potenzia una carta selezionata a carta di pietra. Più 50 fish, nessun valore o seme. E scusa, se non ha nessun valore o seme, io come me la gioco quella carta? Può valere tutto come può valere niente? In che senso? Spiegatemi sta cosa di quella. Aumenta il valore di un massimo di due carte selezionate di uno. Ok. Quindi due carte, tipo 2 e 3, me li fa diventare 3 e 4. Ok. Vale come tutti i semi? Ah, ok. Allora per il momento vince questa, la carta di pietra. Potenzia due carte selezionate a carta bonus. 30 fish in più. Crea fino a due carte pianeta casuali. Serve spazio. Ok. No, però nel senso, se io, a parte il fatto che ci dà 50 fish, però se mi trasforma una carta a carta pietra, cioè della serie, se io cambio il 10 in carta pietra, poi come lo gioco? Cioè rimane comunque un 10 senza seme e lo posso giocare insieme agli altri 10 o... Proviamo? Cioè, sembra interessante. 50 fish non sono mica poche. Pure questo a carte bonus. Insomma. Gioco insieme a qualsiasi. Vabbè, dai, proviamo. Proviamo a cambiare. Quale vogliamo provare a cambiare? No, l'ultimo crea fino a due carte pianeta casuali, non mi convince. Non ha valore e ti toglie la carta che hai selezionato dal mazzo. Però non ho... Vabbè, proviamo, dai, facciamo così. Voglio capire come funziona, abbiate pazienza. Tanto sti cazzi. Ok, e poi vediamo. Va bene, prossimo round. Andiamo senza cervellarci troppo, giusto per incrementa tutti i bui, aggiorna i bui. Ok, vai, proviamo. Tutte le carte di quadri sono penalizzate.
Allora facciamo una cosa. Abbiamo comunque già un 3 più 2. Quindi partiamo così. Adesso abbiamo 1, 2, 3. Oddio, avremmo anche cuore. No, cuore non ce l'abbiamo là. Direi che può andar bene così. A posto. Ok. No, vabbè, senza scartarle, perché tanto c'avevamo già tutto quello che era necessario, diciamo. Ma in realtà è un roguelike, quindi vediamo un attimo cosa riusciamo a combinare. Allora, se la prima mano del round ha solo una carta, aggiunge una copia permanente al mazzo e pescala in mano. Se la prima mano del round è un singolo 6, distruggilo e crea una carta spettrale. No, aspetta, questa non ho capito. Questa è anche rara, attenzione. Allora, se la prima mano del round ha solo una carta. Come fa ad avere solo una carta la prima mano del round? In che senso? Aggiungine una copia permanente al mazzo e pescala in mano. Posso dire che le descrizioni di alcune cose non sono proprio comprensibili? Cioè, ne gioco una e basta, ma tanto per averne. Prendi neanche forza. Se giochi l'asso, te ne rimette un altro subito in mano. Ah, ok. Però scusa, cazzo, invece di scrivere se la prima mano del round ha solo una carta, che non ha senso. Di se nella prima mano di gioco giochi solo una carta, ti aggiunge una copia di quella carta e la peschi. Che cazzo? Oddio, per carità, non so come è stato tradotto, però. Perché, come detto, io non essendo neanche pratico del poker, cioè se mi fai così non capisco un cazzo. Ma ammazza, qua stanno a salire di brutto, eh? Vediamo. Quindi, in linea teorica, la prima mano, io qua, che faccio? Potrei. 10 fish? No, mi giocherei questa con quel joker, no? No? Perché mi dà il doppio, poi faccio 2 e 2, doppia coppia, con sti 9 che spawnano dei fish, no? Faccio così. Devo cliccare questa o basta che la gioco? Eh no, ma questa è quella che ci vale di più, signori. Questa ci dà 89 fish da sola. Questa è la carta più prepotente che abbiamo. Possiamo fare scala, però nel senso, se io uso questa me la ridà comunque, quindi la facciamo dopo la scala. Ah, però dici non c'ho bisogno della scala perché comunque ci abbiamo già tutto. Grazie Angelo, grazie per i 65, grazie mille. Grazie per i 65 mesozzi e grazie a Charro per i 48. Grazie Charro. Buon Arturino, buon quarto anno Charro, grazie mille, grazie mille. Grazie per i 4 anni. Vabbè, vediamo. 6 Ah no, già ho fatto, aspetta. Allora, facciamo. Usiamo questo di 6, guarda, ti dico. No, volevo provare quel Joker, tanto per, tanto per, però. Perché questa qua ci poteva dare un bel malloppone. Per carità, 1200 non è che so pochi, però.
Ok. Spero di non essere ciecato in alcune situazioni dove magari mi perdo sott'occhio delle cose semplici, però. E va bene, qua ci abbiamo messo già un po' di più. Sto iniziando a perdere i colpi. Attenzione. Solo 6 dollari, cazzo. Più 2 fish per ogni carta rimasta nel mazzo. Ok, come prima, comune e negativa. Più uno slot jolly. Ah, cazzo, questa era buona, ma non c'ho soldi. Questa potrei prendere. Più 30 fish per ogni scarto rimasto. Con scarto rimasto, cosa intende? Le carte che io scarto o quelle che non uso nella mano e rimangono lì? Per quello dicevo, se sono quelle che io non scarto, cioè tutte quelle che avanzano, per noi va bene. Primo perché partiamo con 13 carte e quindi ne abbiamo di più di scarti. Quello che rimane... E allora, signori, sti cazzi. 30 per ogni carta che non scartiamo. So fish. Tanto al massimo li possiamo vendere, se... Vai. 3000 qua, ok. Tipo, mo questa qua, carta di pietra, nessun valore o seme. Qui non vale un cazzo, dovrei... Questo magari quando abbiamo la doppia coppia conviene farla, no? Per dire, qua potremmo sperare che esca il 5 per fare tipo una scala. Però per dire, in questo caso dobbiamo scartare. A meno che... Scusa, provo a fare una cosa. Se faccio così, se la prima mano del round ha solo una carta, aggiunge una copia permanente dal mazzo e la pesco. Giusto? Vediamo se funziona così. E questa Mari, dai. Ah, me la togli. E allora abbiamo fatto un cazzo. Io penso che poi ce la ridava, così ne avevamo due. Eh no, così non abbiamo fatto un cazzo. Allora, mi scusi. Azzardiamo un... Ah, possiamo vedere anche le carte che abbiamo nel mazzo. No, ne ho due, ma già ne avevo due prima. Io pensavo che quella che giocavo me la ridava più una sua copia. Questa già ce l'avevamo prima, quindi in teoria ne dovevamo avere tre adesso. Ci ha rimesso la stessa, ma non serve a un cazzo così. Dicevamo, questo qua per vedere anche la possibilità di quanti, magari tipo il 5 ci potrebbe uscire, è chiusa. No, K di cuore comunque 2 ce ne abbiamo, vedi, non c'è di nel mazzo in generale, anche se l'abbiamo scartata in realtà, non è che sta là. Ma quella di pietra, se facciamo una doppia coppia da qualche parte, ci dà un sacco di fish. Io provo a fare una cosa. Cambiamo un po' le carte in tavola. 4, 6. 6, 7.
Ok. Doppia coppia e ci metto in più quella di pietra. Che comunque ci dà più 50 fish. C'era colore, eh? Molto bene. Vedi, io sono cecato, l'ho detto. In questo caso, per dire, volendo fare colore, mi manca una picca. Mi manca una picca. E quindi potrei togliere... Oddio, dipende... Puntiamo a fare la picca. I fiori, non le picche. Oppure ci famo i cazzi nostri, facciamo doppia coppia e chi si è visto si è visto. 2002, abbiamo ancora due mani. Sì, sì, togliamo le picche, i cuori. Ci mancherebbe un fiore. Vabbè, comunque rimangono nel caso. Possiamo anche fare... uno ce lo dobbiamo giocare. Non saranno tante, però... Poi magari scartiamo il 5 alla prossima. Oppure... Facciamo una cosa. Intanto mi scarto il 5. Tanto per... Ok... Uno, due, beh, vabbè, qua quello che tolgo, tolgo. Quindi facciamo così per il momento. Poi se ci riesce qualche fiorellino dopo, sarebbe male. Ultima mano, vabbè, manca uno sputo, quindi va bene. Non c'è bisogno neanche di fare troppi calcoli, nel senso, quello che facciamo, facciamo. Mancavano 15 punti. Ok, ok. Abbiamo usato tutte le mani in questo caso, quindi non benissimo. Abbiamo 4 dollari, aumenta di livello Tris, più 2 molte e 20 fish. Ci sta, anche se una probabilità su 2 di creare un tarocco quando apri una busta di espansione qualsiasi. No, andrei con questo, onestamente. Aumenta di Tris, il Tris, a più 2 molte, più 20 fish. Questo qua, perché? La carta della mano si riducono di ogni round. Vai. E questa eventualmente si può usare a secco? Tanto la usiamo. E andiamo con il prossimo boss. Aumenta l'ante, incrementa tutti i bui, aggiorna bui. Va bene, una volta fatto. Tutte le carte di cuori sono penalizzate. Va bene, cioè va bene. E porca puttana, ma penalizzate nel senso... Ah, proprio non funzionano. Minchia, quanti cazzo di... Cioè, mo che m'era uscito colore dei cuori. Mo le scarto. C'è un cazzo. No, stavo leggendo un'altra cosa.
Il giorno fa. Mano iniziale. Vabbè, vediamo. Ma perché mo non ce l'hai sta da più questo, le cose, le carte? Allora, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Devo anche tenere in considerazione che non è che ho tutte ste carte, eh. Servire. Allora, togliamo questo sperando che ci esca un quadri. Ok. Giusto? Grazie Marco Signo, grazie per i 36, grazie mille. Grazie per i 36 mesozzi, buon terzo anno. Grazie mille, grazie mille. Siamo comunque messi discretamente male, devo dire la verità, o no? 1, 2, 3, 4. Vabbè, qua a sto punto si fa doppia, doppia. No, abbiamo perso. ...1300 punti non li facciamo così. Quindi facciamo che proviamo a scartare questa e questa. Colore di fiore, fiori... Fiori ci è rimasto un Q, un 10, un 6, un 5, un 4, un 2, c'è uno scarto solo. Dite che dobbiamo puntare solo a quello. È l'unica cosa che possiamo fare per fare 1300 punti. No, noi il bonus ce l'avevamo per il tris. Per il tris ce l'avevamo. Quindi qua due sono le cose. O proviamo a fare fiori e quindi scartiamo tutto sperando... Vabbè, cazzo, se scarto tutte queste... Esce un fiori, no? Aspetta però. 9... no, sì, per forza. Perché sto 9 qua erano un botto di fish, però. Colore di livello 1. Non so se ci arriviamo. Niente, ci ha angulato. Minchia, solo 500 punti abbiamo fatto con quello. Stavi bluffando, io stavo bluffando, a cagare. Il punteggio 3, abbiamo fatto 3 giri. 3 giri. Ok, ok. Io direi di fare un nuovo giro, nuova corsa. Sconfiggi un buio boss in una mano senza scartare carte. Questo l'abbiamo fatto, effettivamente. Allora, aspetta. Nuova sessione, sfide, mazzo rosso, più uno scarto in ogni round. Cioè, devo scegliere... Come funziona? Ah, questi li devo sbloccare. Nuova sessione, che significa? Ah, questo. Che cazzo vuoi, gioca?
Prima ancora tante cose, quindi le prime partite sono un po' così. No, no, ma è figo per quello, è un po' come tutti i roguelike. Tutti i roguelike. Allora, facciamo una cosa, vi divido la rec a metà per poi quando lo riporto. Quindi, per qui, quando ve lo riposto, ci salutiamo, ma riprendiamo.